L'ex segretario di Democrazia Proletaria Mario Capanna ha ricordato oggi le conquiste sociali studentesche del costume nazionale alla fine degli anni 60. Le guardie giurate della società Aquila a giorni inizieranno il servizio notturno di vigilanza armata all'ospedale Cardarelli, firmata la delibera. Recuperare le campagne abbandonate per creare occupazione per i giovani, l'esempio arriva da Castel del Giudice con la proposta della Banca della Terra. Semifinale di andata nella pallacanestro femminile di A2, domani sera alle ore 21 la Magnolia sarà ospite del Bologna, ritorno al Palavazzieri sabato 9. Bentrovati gentili telespettatori, in materia di tutela e sicurezza agroalimentare i carabinieri forestali hanno appurato nelle forniture di generi alimentari, in particolare la distribuzione di carne lavorate nei più importanti centri commerciali della provincia di Isernia, elevando sanzioni per un importo di 25.000 euro, mentre il nucleo ispettorato del lavoro ha accertato violazioni in materia di sicurezza edilizia, contestando ammende per un totale di circa 10.000 euro ad alcune imprese di costruzioni locali. Guardare indietro nel tempo per meglio comprendere il futuro del Paese. Lo scrittore saggista milanese Mario Capanna, ex leader storico dei movimenti del 1968 in Italia, ha ricordato questa sera a Campobasso le conquiste sociali di mezzo secolo fa. Ascoltiamolo. Mario Capanna, il 68, questo periodo alquanto movimentato. Tortuoso. È finito o è ancora nell'aria? Beh, se siamo qui a parlarne vuol dire che non si tratta di un cadavere, no? Cioè, se mezzo secolo dopo la cosa suscita interesse, ma la cosa importante è perché la sua attualità consiste proprio nel cercare di guardare un attimo indietro per capire meglio il presente e il futuro, in concreto. 50 anni fa, 68 e autunno caldo del 69, che sono inscindibili, si crea soprattutto nel nostro paese un fatto senza precedenti, e cioè una rivoltare completamente il modo di pensare le cose, e si strappano conquiste straordinarie sul piano del lavoro, del diritto allo studio, per esempio del costume, i movimenti femministi e tutto quanto il resto. E da lì quale insegnamento viene, al di là delle grandi conquiste concrete? Che cambiare il mondo è possibile. Sembra una banalità, in realtà non lo è, perché prima lo sapevamo dai libri, ce l'aveva detto Platone, Aristotele, poi Marx, no, da mezzo secolo in qua lo sappiamo, perché pezzi importanti dell'umanità lo hanno costruito direttamente, vissuto, sperimentato, e quindi questa è la più grande lezione, significa che dobbiamo tornare a quello spirito per cui le persone e i popoli ridiventano protagonisti della costruzione del proprio presente e del proprio futuro, altrimenti non si risolvono i problemi. È un'esperienza ripetibile, secondo lei, al giorno d'oggi? Guarda, io su questo ho un parere, come dire, netto, l'ho scritto anche nel libro Noi Tutti, no? Vorrà dire, l'idea che si possa ripetere il 68 è un'idea balzana, la storia non si ripete, no? E anche perché quando anche oggi lo potessimo ripetere, io dico, non basterebbe. Nel senso che dinanzi ai problemi aggravati, penso ai mutamenti climatici, alla ripresa della corsa agli armamenti, a questo dilagare del profitto che sta, come dire, demoralizzando miliardi di persone, oltre che sottoporli allo sfruttamento e alla miseria, non basterebbe. Occorre qualcosa di più e di meglio. E da qui appunto la lezione del 68 che dice non imitatemi, superatemi, superatemi meglio. Ancora cronaca, arresto per furto aggravato e denuncia per aver violato gli obblighi della sorveglianza speciale. Sono le accuse mosse dai carabinieri nei confronti di un 39enne foggiano sorpreso a rubare cosmetici e capi di abbigliamento in alcuni negozi della città di Campobasso. L'uomo, in compagnia di una complice, utilizzava per i furti una borsa schermata per eludere l'allarme antitaccheggio. I costi della politica non si toccano, ai cittadini vengono invece richiesti nuovi sacrifici in un momento di forte congiuntura occupazionale ed economica.
Sale la polemica sulle misure varate dal governo regionale di centrodestra nella legge di stabilità. Gli aumenti del 40% delle tariffe autobus e treni non vanno giù alle opposizioni nell'assemblea a Palazzo d'Aimmo e soprattutto tra i pendolari molisani. Un rincaro inaccettabile se si pensa alle condizioni in cui versa il trasporto pubblico su gomma e su rotaie nella 20ª regione d'Italia. Dalla legge di stabilità appena approvata dalla maggioranza in consiglio regionale non sono previste riduzioni e imprese e nuclei familiari. Il governo guidato da Donato Toma invece mantiene in piedi le comunità montane commissariate da anni che peseranno per un altro anno sulle casse pubbliche per la cifra non indifferente di 900.000 euro. Il centrodestra ha pure rigettato le richieste delle minoranze che mirano a contenere i privilegi dei rappresentanti politici locali come il rimborso spese di 4.500 euro che mensilmente viene accreditato ad ogni consigliere della regione, un potenziamento sul territorio dei servizi sanitari e delle infrastrutture viarie, defiscalizzazione, tutela del patrimonio naturale e turistico. I tagli dei costi della politica restano per il Partito Democratico ancora una volta nel cassetto. L'attuale classe politica, concludono dal PD, è stata capace fino adesso di incrementare i privilegi e favorire coloro i quali a delle urne non hanno fa nel centrodestra è stato bocciato dall'elettorato molisano. L'aumento del 40% delle tariffe dei trasporti deciso dalla giunta regionale di centrodestra costituisce per le classi meno abbienti l'ennesima macelleria sociale. A parere del Partito Comunista dei Lavoratori va aperto un fronte di lotta non solo per l'annullamento di questa decisione politica, ma anche per rivendicare un nuovo piano regionale dei trasporti che preveda agevolazione per disoccupati, precari e persone disabili. Ricondurre ad una gestione pubblica il servizio dei trasporti ferroviari e su strada, che pianifichi le tariffe in base alle condizioni dei pendolari e in base alle esigenze del territorio. Il Governo nazionale ha tagliato 300 milioni di euro destinati al trasporto pubblico dell'intero Paese nel capoluogo molisano. Al contrario, sostengono gli attuali amministratori a Palazzo San Giorgio, non è stato consentito nessun aumento delle tariffe per salire sugli autobus e sui convogli ferroviari. Bilancio di previsione, 500.000 di euro in meno alle comunità montane per finanziare il sociale, il diritto alla salute e allo studio. Vediamo. Più fondi a studenti e molisani in difficoltà. Dopo 10 giorni di lavoro, studio e impegno in consiglio regionale durante la discussione sul bilancio di previsione 2019-2021, l'opposizione è riuscita a garantire 500.000 euro in più per finanziare la legge quadro sulle politiche sociali che prevede una serie di interventi attraverso gli ambiti sociali. Le stesse risorse serviranno anche a finanziare misure per il reddito allo studio e al sostegno delle famiglie e gli assistenti dei molisani che devono sottoporsi ad un trapianto che soffrono di una malattia rara. Questi fondi, fanno sapere i portavoce del Movimento 5 Stelle, sono parte dei 900.000 euro stanziati inizialmente dalla giunta Toma e previsti per le comunità montane in liquidazione dal 2011. Dopo aver ottenuto questo risultato, inoltre fanno sapere dalla giunta, è stato anche votato positivamente il maxi emendamento proposto dal governatore Donato Toma. Insomma, buoni risultati che fanno ben sperare per le politiche sociali. Nella legge di bilancio il Consiglio regionale ha aumentato da 200 a 400.000 euro le somme stanziate nell'ambito del Fondo per i disabili non autosufficienti, risorse aumentate a 500.000 euro anche in favore delle politiche sociali, tra cui il potenziamento dell'assistenza domiciliare, il supporto alle vittime di violenza e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Infine la Regione ha stanziato altri 90.000 euro a favore delle misure in materia di prevenzione alla violenza di genere per sostenere i centri antiviolenza.
Cambiamo argomento, l'azienda sanitaria del Molise garantirà maggiore sicurezza a pazienti e personale dipendente dell'ospedale Cardarelli del capoluogo a fronte dei numerosi episodi di aggressione nelle ore della notte. La direzione generale ha affidato alla ditta Aquila il servizio di vigilanza armata nel nosocomio di Contrada Tappino, un provvedimento necessario dopo le numerose segnalazioni di aggressioni a medici ed infermieri. Al costo di 30.000 euro per 6 mesi, l'impresa di vigilanza effettuerà dalle ore 20 alle 6 del mattino successivo il servizio di guardia itinerante ai numerosi accessi dell'ospedale Cardarelli. Uniti per il mantenimento del compartimento ANAS, prosegue la mobilitazione politica per scongiurare l'accorpamento con la regione Abruzzo. Momenti di crisi per quanto riguarda il compartimento dell'ANAS Molise, che si teme possa essere accorpato alla vicina regione Abruzzo. Dalla politica di minoranza ci fanno sapere che non esiste alcuna ragione perché questo possa accadere. Solo ieri mattina c'è stata una protesta dei lavoratori e sindacati dinanzi alla sede del Consiglio regionale del capoluogo per avere risposte certe e più tutele riguardo a questa questione che preoccupa. Tranquillizzare sulla vicenda la politica di minoranza, che ha fatto sapere che al momento non esiste alcuna ragione plausibile né politica allo smantellamento del compartimento ANAS del Molise. Dopo l'incontro con i lavoratori ANAS della regione, è stato sottoposto all'attenzione dell'intero Consiglio l'appello indirizzato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle Infrastrutture e ai membri del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Nazionale per le Strade, che si aggiunge e supporta a quello del governatore Donato Toma, inviato alla direzione generale ANAS per scongiurare la questione. Un taglio illogico e senza alcuna giustificazione ammissibile, che prevede l'istituzione di 16 strutture territoriali dei compartimenti, fatta eccezione per il Molise e il Friuli Venezia Giulia, stante tutte le ben note criticità della rete stradale regionale, il dissesto idrogeologico, le centinaia di attività dei ponti, gallerie, infrastrutture complesse presenti lungo i chilometri regionali, che difficilmente potranno essere efficacemente gestiti a distanza. Oggi pomeriggio in piazzetta Palombo a Campobasso è stata presentata la lista alle elezioni comunali della Lega per Salvini per Palazzo San Giorgio. Presente la candidata sindaco della città capoluogo, Maria Domenica D'Alessandro. Cambiamo ancora argomento, le ragioni della questione meridionale è stato il tema dell'incontro odierno a Larino tra lo scrittore Pino Aprile e gli studenti dell'Istituto Superiore della cittadina frentana. Nell'occasione anche la presentazione del nuovo romanzo dello stesso Aprile, Il potere dei vinti. L'Associazione Nazionale Comuni Italiani ha presentato a Castel del Giudice un progetto relativo alla Banca della Terra, che propone di favorire il lavoro giovanile attraverso il recupero delle campagne abbandonate. Nella sala convegni dell'albergo diffuso di Borgo Tufi a Castel del Giudice, un luogo nato dal riutilizzo delle case in disuso, l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha proposto, in sintonia con l'amministrazione capitanata dal sindaco Lino Gentile, un suo progetto per recuperare i terreni abbandonati ed incolti e creare alcune nuove opportunità di lavoro per le persone dagli 18 agli 40 anni. Il progetto si identifica come un supporto istituzionale alla Banca delle Terre e prevede che i comuni delle regioni meridionali pubblichino, dopo aver effettuato un censimento, avvisi specifici per l'assegnazione in gestione dei beni del proprio patrimonio immobiliare e delle terre che risultino in stato di abbandono da lungo tempo. La concessione dei beni avviene sulla base di adeguati progetti di valorizzazione presentati dai giovani che rispondono agli avvisi pubblici. La Banca della Terra è uno strumento, un istituto che è previsto in una legge nazionale, ma anche in una legge regionale, che prevede che i comuni e i privati
possano conferire, diciamo, presso questa banca terreni o pubblici o privati in stato di abbandono, affinché attraverso l'opera, l'azione del comune, questi terreni vengano recuperati, vengano bonificati e vengano dati in concessione a giovani agricoltori, giovani imprenditori, per realizzare iniziative diciamo finalizzate a creare occupazione nel campo dell'agricoltura e del turismo. In particolare questa è un'attività molto diciamo è molto utile anche dal punto di vista generale. Se anche non riuscissimo a fare progetti di valorizzazione per creare occupazione, che è comunque il nostro obiettivo principale, l'opera di censimento, di ricognizione, di individuazione di queste terre e anche di intervento su queste terre è utile per motivi, per la salvaguardia del territorio, per frenare, diciamo, il dissesto idrogeologico, per frenare anche fenomeni di abbandono su questi terri di rifiuti, per frenare il fenomeno, provare a contenere il fenomeno anche degli incendi. Quindi insomma un provvedimento, un istituto che consente ai comuni che aderiscono a questo progetto, consente appunto di fare questo tipo di operazione. Noi come ANCI nazionale gestiamo un progetto che si chiama Sibater, che offre agli uffici comunali, ai sindaci, tutto il supporto necessario innanzitutto per fare questo censimento, che è cosa complessa. Sappiamo che soprattutto nei piccoli comuni gli uffici sono molto indeboliti negli ultimi anni, perché è mancato purtroppo il ricambio generazionale nel personale per effetto delle regole che vietavano appunto il turnover. Sappiamo che ci sono difficoltà di vario tipo. Noi offriamo supporto tecnico, amministrativo, affinché queste operazioni si possano fare e quindi questi terreni che vengono conferiti in questa banca possano essere utilmente valorizzati. Lavori di sistemazione al cimitero di Ripalimosani attraverso l'abbattimento delle barriere nella rampa d'accesso e nuova illuminazione con luci a LED sia nella parte interna che esterna della struttura cimiteriale. Le opere dovrebbero terminare entro la fine del mese. Si rinnova a San Giuliano del Sannio domani e giovedì 9 la tradizione dei fucilieri che celebrano la ricorrenza di San Nicola. Domani in paese il corteo prenderà in carica le due bandiere che simboleggiano l'America del Nord e l'America del Sud, luoghi di emigrazione di molti concittadini di San Giuliano. Giovedì riprendono i festeggiamenti con la parata dei fucilieri che precedono le bandiere e le autorità verso la Chiesa Madre per la messa. Al termine della cerimonia religiosa il via alla processione con la statua del Santo. E la Regione Molise ha pubblicato un avviso che dispone una dotazione finanziaria di 150.000 euro e riguarda eventi e manifestazioni riconducibili ai settori dello sport e del turismo nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di quest'anno. E adesso spazio come sempre al meteo. Elettroforniture Scaramozza, in via 24 maggio a Campobasso. Da oltre 40 anni, il tuo partner di materiale elettrico. Parzialmente soleggiato oggi sul Molise, dalla sera nuvolosità in transito. Le temperature odierne sono comprese tra i 7 gradi di Campobasso e la massima di 18 a Terni. Ventilazione debole variabile, mosso il medio adriatico. Domani mattina sulla regione il cielo è previsto poco nuvoloso. Valori climatici in aumento, venti dai quadranti sud-occidentali. Un incontro e confronto con gli atleti per un Molise senza sostanze stupefacenti. L'appuntamento si è svolto nel pomeriggio odierno nella palestra comunale di Villa De Capo a Campobasso. Una iniziativa della società Nuova Pallavolo, del Comando Provinciale dei Carabinieri e del CONI.
Domani alle ore 21 la Magnolia sfiderà il Bologna in esterno per la semifinale di andata della pallacanestro femminile per l'accesso nella A1. Nel turno precedente le rossoblù sono riuscite a ribaltare con un margine di 33 punti le umbre dell'Umbertide. Era la partita da dentro fuori, al termine ben 33 punti di vantaggio, avete superato tutto e tutti. Sì, diciamo che avevamo bisogno di una prova del genere, dal primo minuto abbiamo lottato su ogni pallone perché volevamo portarci a casa questa partita, questa vittoria, ci meritiamo la semifinale, ci abbiamo avuto sicuramente degli alti e bassi, dei problemi, ma è proprio quando diciamo il gioco si fa duro che i duri iniziano a lottare e viene fuori la squadra. Oggi l'abbiamo dimostrato e ora ci meritiamo la semifinale, testa la semifinale da domani. Non avete lasciato scampo all'Umbertide dal primo all'ultimo minuto? Beh, diciamo che ce l'avamo proprio nel collo perché diciamo era un 3-0 per Umbertide, diciamo che era il nostro scoglio. E non capivamo il motivo e oggi abbiamo dimostrato il valore di questa squadra che niente, parla il risultato. E dobbiamo pensare a noi, al nostro valore, a giocare come oggi e poi a prescindere dall'avversario, se giochiamo così cioè, ci divertiremo. Con questo pubblico è più facile scendere in campo e ottenere risultati? Assolutamente, diciamo come si dice che è il sesto uomo in campo, sono delle persone speciali, ci hanno seguito a Umbertide, ci hanno seguito sempre anche quando le cose magari andavano un po' meno bene, quindi grazie sicuramente a questo pubblico. Nell'altra semifinale playoff per l'accesso in Serie A1 si sfideranno Civitanova Marche e Palermo con inizio della gara sempre alle ore 21. Sabato 11 il confronto invece, come detto, al Pavlavazieri di Campobasso. Passiamo al calcio. L'Olimpia Agnonese inizia a preparare lo spareggio salvezza in programma domenica 12 allo stadio Aragona di Vasto. Fiducioso il tecnico granata Antonio Meco Monaco per le condizioni fisiche e psicologiche della sua squadra molisana. Il modulo 4-3-3 ha iniziato a funzionare da alcune settimane. Io sono molto soddisfatto della prestazione dei ragazzi, penso che questa a livello di qualità è stata la migliore partita che noi abbiamo fatto contro una squadra che io conosco benissimo, essendo abruzzese, una squadra molto forte. Quando una squadra si permette di tenere Leonetti e Fiori in panchina vuol dire che è una squadra forte. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare, abbiamo vinto con merito, abbiamo fatto una buonissima partita e adesso ci prepariamo per questo spareggio. Abbiamo fatto veramente una buona prestazione, devo dire bravi ragazzi, e adesso ci prepariamo per questa finale, che è una partita secca. Una partita secca, si sa, non ci sono favorite, dobbiamo andare a giocare come abbiamo fatto oggi. Quando sono tornato sono venuto per salvare assolutamente questa squadra. Abbiamo fatto partite buone, abbiamo fatto anche qualche errorino, ma purtroppo i tempi erano stretti e non si può cambiare il DNA di una squadra totalmente. Quindi io devo solo ringraziare la squadra che mi sta seguendo e dobbiamo continuare, dobbiamo crederci fino alla fine, perché il calcio è bello proprio per questo. Vedo una squadra viva, vedo una squadra che mi segue. La nostra è una squadra, secondo me, forte, che purtroppo si trova laggiù per tanti motivi, e quando stai giù non è facile. Vedete Avezzano, che all'inizio è stata costruita per vincere, vedete Vastese, che all'inizio è stata costruita per vincere, e si ritrova laggiù e non è certamente facile. Quindi voltiamo subito pagina. Mi dispiace che sia un abruzzese, speravo di farla con il Forlì, con un'altra squadra, perché comunque essendo un abruzzese mi dispiace per la Vastese, però ecco, il calcio è così e dobbiamo a tutti i costi salvarci, perché è un patrimonio da salvaguardare questa Serie D.
13 marcature nella seconda parte della stagione calcistica a Campobasso, un risultato oltre le aspettative per l'attaccante Jonathan Alessandro all'interno di un campionato dagli alti e bassi per la società rossoblù. Sicuramente è stato molto, ma molto positivo inizialmente, c'è stata una fase di calo, però possiamo ritenerci soddisfatti per com'era la situazione, sia personale che anche di squadra. Poi facciamo insomma il punto della situazione, è sicuramente positiva sia per me che per la squadra, per come era la situazione quando siamo arrivati. Abbiamo cambiato molto, non era facile, e siamo partiti benissimo, abbiamo avuto forse un calo, poi ecco, forse troppo presto, non ci giocavamo più niente ed è normale che di testa inconsciamente andavamo meno e poi si sono visti anche i risultati. Ti aspetti una riconferma per l'anno prossimo? Lo spero, nel senso che se poi, adesso non so, sicuramente si dovranno riunire, faccio il rientro nei piani, mi fa piacere, parlavamo prima, Campobasso non è stato un anno e mezzo e non è un caso se ho fatto bene, probabilmente perché mi trovo bene, perché mi trovo a mio agio, mi fanno sentire bene e non posso che ringraziare tutti. In positivo, come abbiamo detto, è stata la parte iniziale, sono stati i miei comunque 13 gol che in metà campionato non era facile. Di negativo è stato il calo che abbiamo avuto nel momento clou magari della stagione. Nelle fasi nazionali di calcio a 5 juniores il Molise sarà rappresentato dal Venafro per il titolo di campione d'Italia. I molisani sabato 11 voleranno in Sicilia contro il Palermo Futsal. Successivamente sabato 18 il Venafro ospiterà in casa il Catanzaro, campione della Calabria. Infine il 25 maggio in trasferta i bianconeri sfideranno i campioni abruzzesi del Minerva. E in chiusura la ginnasta del CUS Molise Vanessa Primiani sale al terzo posto nella seconda prova del campionato individuale silver di ginnastica ritmica svolta a Boiano. In una disciplina come la ritmica, le atlete del centro universitario sportivo hanno dimostrato di meritare numerosi elogi. Era questa la nostra ultima informazione, grazie per essere rimasti con noi, è tutto, arrivederci.